Carlo Tarallo? Tarallo, ci sei, Carlo? Ciao a tutti. Buonasera a te. Ma questo Giuffrida! Ma questo Giuffrida che sta offrendo i giocatori del Napoli e quelli che piacciono al Napoli e al Milan? È l'ultimo campione, ma ne di Real. Carlo, ma tu sei scartiloffista o scatuzzo? Ragazzi, che spettacolo! Il video quando arriva Giuffrida con Di Lorenzo e non lo fanno entrare nell'albergo. Ah, meraviglioso. Meraviglioso. Però entrano poi dall'altro lato. Ma che personaggio. Vabbè, ma quello poi è il livello di Giuntoli, quello è. Ah, tu dici. Carle, no, ma sono serio. Cioè... Mamma mia, stasera è cattivo, No, io sono serenissimo. No, io ho letto sulla tua bacheca un fondo molto interessante diciamo, hai commentato a modo tuo l'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus, che mi piacerebbe che tu ribadissi anche qui. La buonanima di Sarri. Esatto. L'hai cancellato? Il caro estinto. Il decuius. Ragazzi, ma che vi aspettate? Allora, punto primo, io credo che Sarri in realtà sia sempre stato della Margherita. Ah sì? Sì, poi è confluito nel PD. Si è dato una passatella, diciamo così, di comunismo. Comunismo. Andava a scuola con Ermini. Pure? È vero questo. Ma mo sta con Salvini? Sì. O con Giorgia Meloni? No, sta con Salvini. Ah, sta con Salvini. No, ma è l'ala dura, però, è quella che dice proprio no, qua basta. Prima i juventini, prima i tifosi della Juve. Secessione. No, seriamente, insomma, è chiaro che lui lui è stato molto una persona veramente spregevole, perché lui ha capito che un certo tipo di tifo si stava politicizzando e ne ha approfittato per coltivare una sua ambizione personale, no? E poi chiaramente di fronte ai soldi ha cavalcato l'onda, diciamo. L'onda di questa, poi tra l'altro piccola parte, veramente piccola parte del tifo che sarrista, diciamo. Sarrista, e che però, insomma, ai quali non si può neanche imputare niente, no. Perché oggi è facile parlare, ecco, oggi è facile, no? Sì. Quello che scrivevo io oggi, no? Oggi è facile parlare, però un tecnico che arriva, fa un calcio così bello, ti porta quasi a vincere uno scudetto, diciamo così, accarezza quel tipo di parte politicizzata del tifo, facendo capire loro di essere uno che sta alla stessa parte, e poi non puoi dare la colpa al tifoso che ci casca. Perché il calcio è fatto anche di questo. No, ma a me poi non piace nemmeno l'atteggiamento di chi magari aveva in antipatia Sarri, adesso sta dicendo di tutto di più. No, vabbè, cancellando il napolista che è terribile. No, vabbè. Io non l'ho mai nominato perché non voglio fare pubblicità, non ho alcuna intenzione di farlo. Ma insomma, sono operazioni che definisco vergognose. Mm-hmm. Perché per una volta ci vuole, stanno mettendo un articolo ogni 5 minuti contro il Napoli, e io ne ho intravisto anche uno pochi minuti fa, però noi il nostro faro è la Juve, quindi poi in realtà i veri juventini dentro sono loro. Tra l'altro questa è tutta gente che lavora fuori Napoli, cioè qua non c'è nessuno che abita qua. È come Franco Baldini che lavora per la Roma da Londra. Esatto, poi vogliono compiacere la società per avere l'intervistina, la cosa. Carlo, ma De Laurentiis in tutto questo come dovrebbe rispondere ad Agnelli che ha preso Sarri? Secondo te è l'ennesima occasione che ha De Laurentiis per fare un'operazione simpatia nei confronti dei tifosi? Che è successo? De Laurentiis giustamente, cioè in mente, considera lo sfascio di un paio di squadre, tipo la Roma, ecco, anche quello che è successo oggi. Mm. E quindi lui è convinto, probabilmente ha ragione, che il quarto posto lo c'entra anche l'anno prossimo, quarto per dire terzo, secondo, che è esattamente la stessa cosa, e quindi non se ne frega assolutamente nulla. Idem per Ancelotti, sparito, mi dicono sia in Canada, sì, probabilmente si è andato a gustare le finali NBA, che sono state veramente un bello spettacolo, io le ho viste tutte, che Toronto, come sapete, ha vinto per la prima volta il titolo. E non se ne frega di niente, sta lì, poi arriverà, farà qualche... ha detto che quest'anno si tira la fionda, l'anno scorso pettinava la bamba. No, ma quello era un omaggio al figlio Davide. È una presa in giro
continua. No, ma tu lo sai, Luca, io cioè ci tengo tantissimo al Napoli, no? Assolutamente. Sai benissimo anche con quale entusiasmo avevo accolto l'arrivo di Ancelotti. Certo. Ma proprio è una presa in giro continua, alimentata da una stampa stracciona. Come era una volta il neorealismo, straccione, no? No, ma quello era uno straccionismo nobile. Questo invece è accattonaggio giornalistico, cialtronismo giornalistico, che non fa altro che illudere i tifosi. Oggi viene Manolas è quasi fatta, manca solo il sì, siamo Carlo, alle film, ma... si è persa la pen, torna Tonelli. Carlo, ma che ne pensi di questo silenzio mediatico del Napoli, che si è preso un po', cioè si è un po' messo da parte, ma tutte le altre invece stanno andando... alla ribalta, mentre le altre si lavorano gli altri. Infatti, questo volevo dire. Stanno in ferie, stanno tutti in ferie. Stanno tutti in ferie. Chi sta sulla barca, chi sta in Canada, chi starà probabilmente alle Maldive. No, ma è seria sta cosa, perché se ci fai caso, se ti ho fatto una domanda, non credo sia stupida, nel senso che No, se la fai tu è stupida, però ovviamente è stupida. Sicuramente, però volevo dire, cioè, come vedi tutte le società stanno un po' entrando, stanno facendo un bel battage pubblicitario, una bella cosa mediatica. Invece il Napoli è scomparso completamente. Io ho letto addirittura che la Roma, con quel poco che sta succedendo, ha già fatto tipo 20.000 abbonamenti. Sì, la Roma sì. È vero, sta sì, cosa, sì, è vero. Ma quanti abbonamenti farà il Napoli l'anno prossimo, Carlo? Ma innanzitutto bisogna vedere se li fa. Bravo. No, De Laurentiis in stazione ed era sobrio. Oh no, era sobrio. Carlo era sobrio? A me passa il tizio, ma non me lo vedi. Abbiamo invertito il passeggero, quello a un certo punto c'era un passeggero che no, aspetta, però torniamo un attimo seri, anche se è difficile. De Laurentiis ha promesso da sobrio che avrebbe fatto la campagna abbonamenti quest'anno. Pezzi altissimi, però. No, ma allora, ragazzi, non c'è niente. Io non voglio essere ripetitivo, però insomma... Però sei troppo catastrofista, dai. Atto? Ma se dovesse arrivare James Rodriguez? Sì, va bene, ma sempre secondo arrivi. Vabbè, non sarebbe male fare un allora, po'... Allora, se tu vuoi competere per lo scudetto, ci voglio almeno 3 giocatori, 3 top. Cioè, invito chiunque di voi che siete tecnici a smentirmi. Quasi tecnico, insomma. Ok, perché con De Lorenzo e Malquit, Goulam e Giuffrida... dall'altra parte non si va da nessuna parte, continua a mancare esperienza a centrocampo, non è stato risolto l'enigma tattico, l'ambiguità, l'unica vera grandissima ambiguità tattica che risposta il Napoli, cioè dove devono giocare Ruiz e Zielinski. E arriva Ames, sarà molto bello vederlo, perché è un bravissimo calciatore. È bella, ma non a balla, insomma. No, ma balla pure, ma non ti basta. È vero. Non ti basta, ragazzi. Allora, io l'ho detto tante volte, lo sto dicendo prima, l'ho ripetuto, da quando si vanno in Champions 4 squadre, è finita. Dovevano essere di meno, finché erano 2 o 3. È vero, tu dici, pure noi ci siamo passati con quel rigore di Higuain, no? A essere eliminati. Però tu avevi... cioè le squadre avevano l'obbligo di fare una cosa competitiva, perché arrivare secondo o terzo non è facile. Certo. Se tu liberalizzi, cioè dici tu, le prime 4 in Champions, l'Inter quest'anno chiaramente proverà invece a stare l'Inter farà. Però Carlo, ti voglio far sentire prima una cosa, perché tu hai detto che noi siamo dei tecnici. Aspetta un attimo. Sì. Una bomba di benzina, però mi sembra un tecnico, quasi un tecnico, perché io ho sentito parlare loro, perché purtroppo stando qua io ho sentito parlare tutti loro, e automaticamente il ponte non è stato fatto bene, è più stretto, e lei gli chiede, si trova ancora in difficoltà per metterlo, già per quei 70 milioni di euro, non so, per fare il ponte, io 50 milioni di euro, 50 mila euro di debiti, ho fatto mettere il piantamento, ma questa è una cosa, stamattina si è accaduta, ve l'ho detto 15 giorni fa, a sto ponte se ne cari, ma che sta. Hai capito, Carlo? No, ma quale no? Ma ho sentito, io ci ho messo 50 milioni di euro. Senti, Carlo, noi non saremo tecnici, però non ci vuole la zingara per capire che l'anno prossimo il Napoli, per essere competitivo anche nei primi quattro, per restare nei primi quattro,
avrà bisogno comunque di fare dei corposi investimenti, perché no, se no, dai, no, perché tu dici no, come no, no, ecco, no vabbè no. Carlo, io non credo che Ancelotti, ma magari i primi 4 ci puoi rimanere pure con la squadra. Sì, però Ancelotti, il quale ha detto ancora una volta che il Napoli proverà a giocare con la Fionda, Davide Colì, eccetera eccetera, io non credo che si rimangi la parola nei confronti dei tifosi, ma di questo e di altro sì, non credi che Ancelotti si rimangi la parola? No, io te l'ho detto apposta per farti rispondere, ecco, scusa, te l'hai rimangiata già diverse volte la parola Ancelotti. Ma a me piace mangiare, no, come direbbe Lino D'Angio, no? Senti, voglio nessuno può pensare che il Napoli proprio di quest'anno, tale quale, proprio uguale, non arriva almeno 4. Ma non ci arriva per un motivo, perché comunque una squadra logora mentalmente, che sa che non può vincere, con Koulibaly, con Mertens e con tutti gli altri che sanno poi che sono limitati dalla partenza del campionato. Anche l'aspetto morale, l'aspetto emozionale ha il suo perché e la sua importanza, caro Carlo. Io non credo che se non immetti benzina fresca in questo motore un po' di entusiasmo, il Napoli parte di slancio. No, lo sa bene anche Ancelotti, fare. Dai. Però aspetta. Devi fare un bel premio Champions, devi dire. Sì, vabbè, ma non è facile. Mi do 20.000 lire. Professore Enrico Ariemma? Ciao ragazzi! Buonasera a te, che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto fino adesso? Siamo quasi tecnici oppure dobbiamo bestemmiare pure noi? Siete più che tecnici. Ah, siamo più che tecnici. E credo che sì, sarà difficile non arrivare quarti, però sono d'accordo con la linfa, con la benzina che va immessa, questo sicuramente. Anche perché non credo che De Laurentiis scusa un premio Champions rilevante. Credo invece che sì, effettivamente può essere demotivante per la vecchia guardia, e per vecchia guardia io intendo non più la generazione dell'87, cioè Caglione, Mertens, ma quella del 91, esatto. E forse pure quella del 94-95, cioè gli Zirinski, eccetera. Cioè questi ormai sono abituati, ed è una parola forte, ad arrivare secondi. E non vinci niente, e questo sicuramente può avere un può diciamo provocare un decremento prestazionale, non sessuale, prestazionale. Che poi è la stessa cosa. Credo però, e sono d'accordo con chi diceva prima che è chiaro, ci vuole un top per reparto, ma non è soltanto il profilo del top player. Io credo che ci siano anche delle, secondo me loro stanno pensando a ipotesi tattiche. Io veramente ieri, lo dico, ho avuto un piccolo scambio con Luca, anche diciamo privato, di vocali eccetera. I vocali sempre inteso, non orari, e vocali. Professore. Siamo in fascia protetta, eh. Ti trovo un altro, ti mando un altro contributo, esempio, No, dicevo, se arrivasse un Manolas. Ma a voi piace Manolas? A me non mi fa impazzire, eh. Aspetta, se arrivasse un Manolas vicino a un Koulibaly, sicuramente perdendo la prima costruzione devi a quel punto sobbarcarti l'onere di pigliare un centrocampista di alto livello, un palleggiatore forte. Bravo. Assolutamente sì. Io ero in spiaggia, Luca mi ha fatto sta lezioncina di 6-7 minuti, mi sono messo a fare i segnini. No, sono serio, cioè, c'ha ragione, cioè, voglio dire, non è soltanto il top, lo metto qua, lo metto là. Il discorso è capire che cosa voglio fare poi. Cioè, la fase difensiva non è il difensore, è tutta la squadra. Secondo me, poi magari. Senti, prima di tornare a Carlo, poi mi piacerebbe un duetto tra di voi, perché siete sempre molto in grande feeling. Mi piacerebbe sapere da Enrico Ariemma, in veste di professore, di accademico, quale personaggio della storia, della mitologia, può rappresentare, insomma, può essere il Sarri della. A chi facciamo affidamento? Guarda, dico una cosa che mi costa molto, perché poi è uno dei miei totem. Diciamo che c'è un aspetto di Ulisse, non tutto Ulisse, che è appunto la capacità di adeguarsi alle situazioni con una capacità di aderenza senza possibili confronti, che mi sembra, che non è da Voltagabbana, è molto peggio, è da figlio di puttana fondamentalmente, che in qualche modo Sarri impersonifica senza avere però ciò che è la caratteristica principale di Ulisse, cioè la metis, cioè la intelligenza attiva. Sarri voleva esordio. Ma che bella cosa, sti tirapietra. Ma no, e scusami, no, io a questo punto, prima di dare la parola. No, mi deve dire che Ancelotti. Chi? Ah, gli Ancelotti. Ecco, chi potrebbe essere Ancelotti? Qua mi cogliete. Io per Ancelotti. Vai, Enrico, vai! C'è pure il tifo, dai! Ancelotti, comunque, lo vedo come il vecchio saggio che comunque a cui piace appunto la buona cucina, la buona parola. Stavi dicendo quasi a cui piace la banana, però. La banana non, ormai in tempi di Moana non c'è più, quindi diciamo che faceva rima con banana. Quindi, ma io al filosofo Carlo Tarallo, perché poi non tutti sanno il fine. Il filosofo,
io sono filologo e Carlo è filosofo, per carità, ognuno è suo. Invece, Carletto, tu i due personaggi, Sarri ed Ancelotti, a chi li associ come grandi filosofi del passato? Vabbè, Sarri è sicuramente un cinico. E quindi? Fammi un nome? No, vabbè, io non mi fa fare nomi, ma è un cinico. È Diogene, praticamente. Sì, ma, ecco, esatto. Ma mentre Ancelotti, no, lo vedo un grande, lo vedo epicuro. Ancelotti Epicuro. Epicuro o Epiculo? A proposito dei banana, sì. Stiamo degenerando. No, basta! Non degenerate però così, ragazzi. Ha ragione, Epiculo nel senso di culo epico. Ah, ecco. Per un attimo ho temuto che fossi Riccardo Panzetta. Per un attimo. Ho avuto Epiculo perché chiaramente ha trovato una condizione ideale, ovvero un presidente che gli può dare anche 10 milioni di euro l'anno, mettere la squadra in mano al figlio, al nonno, al nipote, perché tanto non ha obiettivi. L'obiettivo in Europa, naturalmente, l'anno prossimo è quello di superare i gironi. Passare i gironi per fare un altro lauto in casso. Quindi noi Carlo Ancelotti ha Carlo Tarallo e non Carlo Ancelotti. Ancelotti ha trovato in De Laurentiis l'artefice del piacere catastematico, quello statico, quello che non fai una coppa tecnica. Esatto, bravo, contemplativo, bravo. Esatto. Ma catastematico o catastatico? Ricordo che Epicuro diceva il vero piacere è aver bisogno solo di un po' di pane e formaggio. Mamma mia! Fine si mangia mortadella però. ma catastatico nel senso del fatto che il Napoli non ha proprietà? Ecco, bella cosa, bella che hai detto. Anche questo è importante. Vabbè, ci diciamo poi sempre le stesse cose. Io la mia speranza è che arrivi qualcuno interessato a far fare quel salto di qualità che De Laurentiis, attenzione, non può fare, non è che non vuole fare. Perché se noi andiamo a vedere le proprietà delle più grandi squadre italiane e europee, sono in mano a personaggi, protagonisti dell'imprenditoria, che sono sicuramente molto molto più, tra virgolette, ricchi di De Laurentiis. De Laurentiis ha avuto due occasioni, le due volte che abbiamo girato primi in classifica al termine del girone di andata, e ricordo a me stesso, a voi, a chi ci ascolta, che una volta ha comprato Grassi e Reggini, bravo, e una volta nessuno. Quelle sono le vere occasioni che noi abbiamo sì, messo. Sì, ma perché sono fattuali. No, perché c'è una percentuale del 70% di squadre nella storia del campionato italiano che arrivano prime al giro di andata e poi vincono lo scudetto. Noi siamo l'eccezione. Il Milan vinse uno scudetto prendendo Van Bommel, che sembrava un relitto. Bravo, no? È vero. Ma noi prendemmo la Tota, romano. Certo. Che certamente non era un tot. Però se ti ricordi, caro... Il mercato si faceva a novembre all'epoca. Ecco. Sì, e però ricordiamoci anche un'altra cosa: il Napoli non ha una struttura dirigenziale, no, certo, da top club, no? Ora noi lo prendiamo un po' in giro, Giuntoli, ma Giuntoli è quel tipo di direttore sportivo, perché Giuntoli e poi si è la fermato, cosa più importante di un direttore sportivo è l'agenda. Infatti chi è che ha portato i campioni a Napoli? Ha portato i Benitez, certo. Sì, però io l'ho detto, bisogna capire chi farà il mercato. L'ho detto nell'ultima puntata. Come Bigorno, la sensazione che abbia fatto sempre piccolo cabotaggio, cioè sì. Poi alla fine il mercato lo fa o De Laurentiis. Sì, però Cavani, aspettate un momento. Fermi. L'altra volta io vi dissi che Sarri prima e Ancelotti poi hanno definito Giuntoli un fuoriclasse. Se tanto mi dà tanto, e non voglio tornare sullo stesso ragionamento, o lo fanno per un discorso, come si dice dalle nostre parti, mantenere l'acqua è fresca. Esatto, mantenere l'auto in discesa, certo. oppure lo dicono veramente, no? Io credo questo, se posso essere... Prego. Il problema è che Giuntoli credo sia veramente un fuoriclasse. Io dico sul piccolo cabotaggio, non per sminuire il lavoro che fa, perché Giuntoli credo che abbia pochi rivali in Europa sulla conoscenza a tappeto di un calcio, diciamo così, non dico sotterraneo, ma forse non così praticato anche da addetti ai lavori, per cui va a scovarsi probabilmente, diciamo, talenti di medio livello. Fammi un nome di questo tipo portato da Giuntoli a Napoli. A me non me ne viene in mente nessuno. Fabian Ruiz, da quanto si dice, da quanto raccontano, è un'intuizione di Davide Ancelotti. Quindi io questo Simone Verdi stavo per farci non Fabian credo. Ruiz,
questo poi non lo sapremo mai, a meno che gli interessati non parlino su questo. No, ragazzi, vi prego, io sono d'accordo, sono d'accordo con quanto dice Carlo. Se non hai una struttura piramidale, una struttura societaria. Ma scusami, Luca, no, tu dici che al Napoli mancano almeno quattro figure cuscinetto. Su questo non ci sono più. Carlo, che dicevi? No, Carlo. No, dicevo, per esempio, allora, tu dici Ancelotti ha detto che Giuntoli è un fuoriclasse, no? Parole sue, no? Pure tu quando mi parli di Martucci in pubblico dici che è un fuoriclasse. Ma quando mai? Io non l'ho mai detto privato. Io. Quello è Ferruccio Fiorito che salutiamo, amica, io l'ho detto. ecco. Ma okay, non scherzare proprio, queste sciocchezze non le dico, ci mancherebbe. No, voglio dire, è chiaro. Sono numero uno, Martù! È come dice Enrico, il numero due. Giuntoli è un ottimo professionista di un certo circuito di giocatori, cioè lui ti va a scoprire il talentino da valorizzare, poi magari sarà anche bravo a piazzare qualcuno in uscita, non lo sì, so. Sì, come quello là che viene, il francese che piazzò al Carpi, come si chiama quel? I grossi nomi li fa De Laurentiis, ma non li credo, faceva, come si chiama quel giocatore francese? Faceva, insomma, ma forse li faceva Marino, ma non erano grossissimi nomi. Sì, no, li fa De Laurentiis, poi c'è la figura di Chiavelli che si cura tutte le... scusami Carlo, se ricordate, il più grosso acquisto che ha fatto il Napoli nell'era Marino, il più grosso come sborso economico, per lui c'è stato Quagliarella, lo ha fatto De Laurentiis, non lo ha fatto Marino. Sì, no, ma sono d'accordo, la società non è strutturata bene, anche dal punto di vista della comunicazione, estremamente carente, non riescono a rendere... Allora, mentre c'è l'aspetto della spesa, che quello chiaramente non ci puoi fare niente, e rende De Laurentiis abbastanza antipatico alla piazza, c'è invece poi tutto l'aspetto comunicativo, caratteriale, che avrebbe bisogno di essere curato molto meglio, no? E invece c'è molta, diciamo così, approssimazione. Questi poi, sono chiaro, parliamo di cose che non scende in campo né l'ufficio stampa né il direttore sportivo, però... Il Napoli non ti dà l'impressione di una società, anche come strutture per dove si allena, non ti dà l'impressione di una società top, neanche di quelle vicine al top, è una società media. Come si chiama, purtroppo... come si chiama quel calciatore che prese Giuntoli, francese, tunisino, là, che andò al Carpi? Come io mi sono pure dimenticato che era molto indisciplinato. Mashash. Se questi vabbè, sono i... ma se questi sono i colpi di Giuntoli, cari ragazzi, e Giuntoli non ha la forza di potersi esprimere per ovvie ragioni oggettive. In 4 anni. Allora, io quello vi voglio dire, è normale che come Sarri, e noi non siamo come Maurizio Sarri, i soldi ci fanno specie, no? Come si dice. Però poi ci vorrebbe anche un attimino di ambizione. Se sai che a Napoli non puoi esprimerti a dovere, perché firmi un quinquennale come dice De Laurentiis? Allora Giuntoli che non l'ha cercato nessuno, Giuntoli. Allora perché poi dicono il Milan lo voleva Roma, cioè... ma tu sei pure a legge. Ma tu leggi pure i giornali! sempre giornalisti siamo e dobbiamo pur fare capito, un po' di rassegna stampa. Giuntoli corteggiato dal Milan sceglie di restare a Napoli e poi rinunciando magari anche ragazzi non ci credo neanche solo io. Mario Rui va al Milan, Grande acquisto grande del acquisto. Milan. Ottimo per noi, perché così anche il Milan avrà serie difficoltà. Certo. Quindi ragazzi, per concludere quest'altra bella puntata, vi lascio ovviamente nella nostra tradizione lanciare una pietra a chi volete voi. Prima Carlo e poi a chiudere Enrico. No, io la pietra la voglio lanciare veramente a Carlo Ancelotti. Attenzione. Dove? Dove miri? Ma amico, diciamo così, al... Le parti basse? Al ventre. Ah, ecco, sapeva. No, perché? Perché non si fa male così. Allora, adesso... Via col ventre. Come Enrico, come ha sempre detto, per me ha esaurito il bonus curriculum, giusto? Certo. È una cosa, che è un pensiero che ha espresso più volte Enrico. È vero. Io dico la stessa cosa. Deve essere molto, molto chiaro. Già sto fatto della fionda. Ecco, gliela dico la pietra e gliela dico con la sua fionda. Perché se pensa di... farsi un altro anno a prendere in giro le persone, non va bene. Io mi aspetto che una conferenza stampa nella quale lui dica il nostro obiettivo è quello di raggiungere per il 10° anno, non so quanto, consecutivo, la zona Champions. L'intelligenza di Carlo Tarallo, invece di lanciare una pietra a Sarri, la lancia al proprio tecnico. Bravo Carlo! Ma non ho da lanciare a Sarri, cioè ne ho lanciate tante, ne abbiamo lanciate tante, e tra l'altro una cosa voglio dirla, non regge il discorso
volevo vedere voi con 6 milioni l'anno, perché lui non è che partiva da zero, ne guadagnava già 4. Ma tu ci andresti, Carlo, per 10.000 euro al mese a fare l'addetto stampa della Juventus? No. Ok, perfetto. A tutto sport? No, ma perché? Perché già ne guadagno quasi 10.000. Bravo, bravo. Te ne offro. Ma probabilmente se io stessi in mezzo a una strada senza poter dar da mangiare ai miei figli ci andrei. Vabbè, chiaro. E non era questa, bravo, la situazione. Bravo, bravo, bravo. Non era questa. Enrico? No, io vorrei superare appunto Sarri perché basta. Insomma, l'ho scritto anche stamattina, insomma, adesso ok, ce lo siamo levato, adesso mi torno a parlare di tette, di culi, di poesie, di bellissimo. Però scherzi a parte, mi farebbe, io credo che però qualcuno dovrebbe dire di aver remato contro, a prescindere, contro Ancelotti appunto, e forse qualcuno dovrebbe fare un'ammissione di colpa. Questo io credo che... Cioè, io ho visto in quest'anno... Ma tu pensi nella squadra, Enrico, scusami se ti faccio la domanda. Scusami? Scusami se intervengo per farti una domanda. Sì, tu dici qualcuno della squadra, tu hai avuto questa impressione qua? No, 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 remato contro, okay. Parlo di stampa soprattutto cittadina, okay. Cioè di stampa, come dire, di stampa o di influencer o di... Comunque comunicatori in senso molto lato, sì. Per carità. Cioè che hanno messo sulla graticola Ancelotti per 9 mesi perché alla fine non ha fatto i 91 punti che non ha fatto neanche Sarri. Sì, però non ho capito la pietra, non ho capito. È sembrata una pagina, diciamo. Professore, ma non ho capito. E basta, la pietra non ho capito a chi la tiri però. La pietra la tiro a certa stampa cittadina, sicuramente. Va bene. E allora chiudiamo con questa perla di saggezza rispetto a Sarri. No, parlo della mia, non ti atteggiare. Professore, aspetta un momento, aspetta. Io vi amo. Perché questo Natale. Come dicono i studenti, vi amo. Pronto? Eccoci. Allora, risentiamo. Aspetta, ferma un momento. Ma che stai combinando? No, devo chiudere con questa perla di saggezza. La parola è Natale, ok? Però noi lo diciamo a Sarri. Anche questo Natale ce lo siamo levato dalle valle. Va bene. Vabbè, ci siamo tolti Sarri finalmente come il Natale basta, di Garrone. Basta. Dalle balle. Basta. Va bene, ragazzi, è stato un piacere ancora una volta parlare con voi. Ci aggiorniamo alla prossima.